Benvenuti al blogger TG del 29 giugno del 2009 da Agostino e da Guglielmo, vai. Allora, oggi partiamo, come abbiamo detto, sempre sulla Villa Romana. Alle 12.38 minuti di oggi c'erano zero pullman alla Villa Romana del Casale e la voi vanno sempre a rilento. Secondo argomento, Guglielmo. Secondo argomento non ricordo qual era, la Via Roma mi pare. Sì, la Via Roma. Allora, sulla Via Roma, brevissimo, la Via Roma, ora c'è di nuovo il divieto di accesso dalla parte che dà dalla direzione verso il centro storico. Ieri sera è stato un po' così, uno scontro tra macchine. Perché i cittadini non sanno se è ancora a scendere o a salire, quindi c'è l'anarchia più totale, non c'è nessuno. Sembra che la segnaletica stradale sia stata acquistata. È stata acquistata, però per adesso non c'è, e quindi i cittadini non lo sanno, per cui è un gioco di autoscontro. E ieri addirittura, ieri mattina, pare che ci fosse un privato cittadino a dirigere il traffico in piazza Garibaldi. Per cui Cimino, muoviti e cerca di risolvere la situazione. Penso di sì. Al numero 3 una notizia molto importante: oggi si è svolto alle 11.30 presso l'ospedale Chiello un consiglio comunale dove 20 consiglieri comunali hanno votato all'unanimità un ordine del giorno proposto dal duo Fioriglia e Carmelo Vegliano, dove praticamente il consiglio comunale da oggi è autoconvocato ad oltranza in seduta straordinaria fino a quando il dirigente generale della A4 di Enna, Ciccio Iudica, non annullerà l'ordinanza che ha fatto, che prevede l'accorpamento tra la cardiologia e la medicina. Quindi siamo ai ferri corti tra il Consiglio Comunale e il Direttore Generale. Il Direttore Generale ieri ha sostenuto e ha detto che chi non fa proposte e chi protesta solamente non ama la città, mentre i consiglieri comunali pare che non ci stiano assolutamente, per cui stanno cominciando questa battaglia a oltranza senza distinzione di colore. Tutti insieme hanno votato questo ordine del giorno e adesso vedremo come andrà a finire. Certamente l'estate sarà occupata dalla lotta per salvare l'ospedale Chiello di Piazza Armerina e capire realmente quali sono le intenzioni del governo regionale diretto da Raffaele Lombardo e della direzione generale dell'ASL 4 di Enna. E adesso Guglielmo si è incazzato veramente per quanto riguarda gli abusivi. I manifesti abusivi, no? Allora, i manifesti abusivi, tralasciando il fatto che quello è un dato oggettivo, sono abusivi, però a quanto ho saputo non sono stati affissi dal PD di Piazza Armerina, ma dal PD di Enna, ma nella sostanza non cambia, sono stati affissi in luoghi. Vabbè, il problema, diciamo la verità. Quelli del sindaco, del comizio, c'è la tassa pagata, diciamo la verità, ma non cambia niente. Cioè, se la sono presi tutti con la Landieri per come ha messo i manifesti, ancora c'è il Cinema Ison che se una fotografia di Luisa Landieri. Se in più la campagna elettorale l'avremmo avuto dentro casa, manifesti dell'UDC. Sì, però anche il PD, insomma, che dice di essere infatti, i manifesti dappertutto. Comunque, non sono del PD, ma non cambia niente, i manifesti ancora sono affissi, non sono stati coperti, non si capisce perché, non è che i manifesti vengono coperti solo in campagna elettorale, se un manifesto è abusivo va coperto, perché qualcuno per manifesti abusivi, che ora sta scontando anche una pena, ha ricevuto anche una multa. Che è il grande Bascetta. No, Giuseppe Camerino. Vabbè, non mi fare dire cose. Allora, andiamo alla notizia numero 5. Commercianti sono sul piede di guerra. Oggi ho parlato con il segretario provinciale dei Cobas Commercio, il grande Cimino, che non è l'assessore Cimino ma è il cugino, il quale dice che se l'amministrazione non interverrà giovedì e si farà aiutare dai carabinieri, lui chiede ufficialmente l'intervento dei carabinieri e della polizia per fare in modo che gli abusivi non montino al mercato. Se così non sarà, lui e gli altri commercianti che aderiscono ai Cobas o comunque a lui vicino monteranno in 10 centro lo giudice, per cui giovedì andremo al mercato e se non si risolverà questo problema degli abusivi probabilmente ci sarà baccano, per cui Cimino ha chiesto prima di giovedì un incontro tra il sindaco Nigrelli, l'assessore al traffico Calogero Cimino, nonché cugino dello stesso Cimino, l'assessore al commercio Ribilotta, il capo dei vigili urbani Pietro Viola, per risolvere prima di giovedì il problema. Per cui diamoci una mossa, evitiamo che gli abusivi vadano al mercato, perché mi diceva Cimino che oggi era stato al mercato ad Agira, che aveva sentito quelli di Agira che montano abusivamente a piazza, che già si mettevano d'accordo su dove montare. Per cui gli abusivi già oggi, che è martedì, si mettono d'accordo su dove montare giovedì terra a Piazza Armerina. Aggiungo che domani in conferenza dei
Capigruppo, si parlerà anche del problema del mercato e credo dell'ipotetico trasferimento chissà quando al campo sportivo Sant'Ippolito, dove l'aria è già completa. Va bene, andiamo all'ultima notizia, Guglielmo, vogliamo ricordare il comizio di domani? Comizio, domani alle 20:30 il comizio in piazza Falcone, Borsellino, alias ex Piazza Europa, dove il primo cittadino esporrà le linee guida, ecco il suo bilancio dopo un anno di governo della città. Vi salutiamo, ci vediamo la prossima volta, ciao a tutti. Bye bye. Da Guglielmo e Agostino, un abbraccio. Salutiamo la Villa Romana del Casale. Ancora lavori a rilento, zero pullman alle 12:37. Bye bye.